Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Questo è il senso del Natale cristiano. E io vorrei che voi viveste questi giorni con un senso di grande gratitudine nei confronti del Dio Padre che ci dona Gesù. Il mondo è alla ricerca di tanta esperienza di gioia, ma si ferma a esperienze gratificanti. Dio invece ci dona la gioia vera, che è una persona. Gesù, nostro fratello, nostro amico e nostro salvatore. È nostro fratello perché viene, perché noi possiamo diventare come lui, figli di Dio, figli amati, figli preziosi. E Gesù ci riporta questo dono e noi dobbiamo essere grati a lui perché ci sentiamo così, come lui, figli amati. Gesù è anche nostro amico perché entra nella storia della nostra vita e condivide le situazioni più comuni, quelle di gioia, ma anche quelle di prova, quelle di dolore, quelle di fatica, quelle di scoraggiamento. Ed è con noi come un amico che ci consola, che ci consiglia e anche come dovrebbero essere i veri amici che ci contestano, evidentemente per il meglio della nostra vita. In più vogliamo accogliere il Signore Gesù come il nostro Salvatore. Egli viene per liberarci dal male, per toglierci dalla solitudine, dalla durezza del cuore, dall'aggressività, per essere anche noi come lui un dono d'amore per i fratelli. Facciamo in modo che in questi giorni di Natale nessuno rimanga solo. Assieme ai vostri amici e ai vostri parenti, fate in modo che la tavola possa essere condivisa anche da persone sole, da persone che hanno subito recentemente un lutto o una prova, da persone che nessuno ama ma che voi volete accogliere nella vostra vita e nel vostro cuore. Solo così, se saremo uomini e donne di accoglienza, saremo capaci di vivere il Natale cristiano. Buon Natale a tutti voi!